Salve, ben ritrovati. Oggi parlerò di un film uscito da circa 10 giorni al cinema. Sto parlando di Aliet, un'ombra nascosta di Robert Zemeckis. Via! La trama di questo film è anche abbastanza semplice. Abbiamo il personaggio di Brad Pitt che interpreta un comandante dell'aviazione canadese. Max Vatan è il nome del personaggio, che arriva col paracadute nei pressi di Casablanca e deve incontrare questo agente segreto francese, questa donna interpretata da Marion Cotillard, e assieme si spacciano per marito e moglie perché devono portare a termine questa missione, che sarebbe quella di assassinare l'ambasciatore tedesco a Casablanca. Quindi iniziano a spacciarsi per marito e moglie. Ovviamente tra loro nasce qualcosa. Diciamo, la prima parte del film narra insomma di come i due iniziano insomma a si incontrano, iniziano a lei che già da un po' che è lì istruisce insomma su come montarsi, comportarsi e muoversi a Casablanca per sembrare credibile. Appunto iniziano a si fingono marito e moglie, ovviamente si innamoreranno per davvero. Una volta portata a termine la missione, lui chiede a lei di sposarlo e di seguirla in Inghilterra, a Londra. Lui continua comunque a fare il suo a mantenere il suo ruolo di comandante, di soldato anglo-canadese. Ovviamente sì, il film si ambienta a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, finché un giorno, come anche si evince dal trailer, quindi non anticipo niente, i superiori di Vatan lo convocano e gli comunicano che c'è il forte sospetto che la moglie in realtà sia una spia, una doppio giochista al servizio dei nazisti, e che sta passando loro delle informazioni che lei appunto riesce a capire dallo stesso personaggio interpretato da Brad Pitt. Gli viene quindi chiesto cioè se verrà confermata questa ipotesi, cioè che sua moglie, la donna che lui ha sposato e messo su famiglia, si può dire, e si era una spia, lui dovrà ucciderla, altrimenti anche lui verrà accusato di essere una spia per conto dei nazisti. Questa, in parole povere, è la trama di questo film di Zemeckis. Il cast: Brad Pitt ultimamente sta azzeccando dei buoni film. Qui per la terza volta interpreta un soldato durante il secondo conflitto mondiale. Devo dire che l'ho trovato un po' sfigurato dal Botox, quindi la sua espressività, insomma, il suo volto insomma è più rigido del solito, ma comunque secondo me interpreta bene il ruolo, meglio secondo me, forse anche meglio di quello che interpretò in Fury, che faceva il comandante di un carro armato, che ho recensito sul mio canale, che potete trovare se volete recuperare questa recensione. Quindi sul cast, personaggio maschile principale, mi ha convinto Brad Pitt, anche se non sono un suo grande fan. Marion Cotillard, scusate la pronuncia del francese, che interpreta questa Marianne Bujur, presunta spia francese al soldo dei nazisti, molto bella, sensuale,
ricorda un po' i personaggi di certi film alla Hour Hawks, che mi piace sempre citare, insomma, donne forti e determinate, in questo caso addirittura spie, forse doppio giochiste, insomma, bella, sensuale e, tra virgolette, cazzuta al punto giusto, secondo me. Poi abbiamo un ruolo secondario, Jared Harris, figlio del compianto al grande Richard Harris, che interpreta Frank Heslop, che è il superiore di Vatan, ed è colui che gli comunica, cioè non è direttamente lui, ma è lui, insomma, che supervisiona e che deve, appunto, comunica, insomma, istruisce Vatan quando si scopre, insomma, viene fuori il sospetto che sua moglie sia in realtà una spia. Il cast funziona, anche gli attori di contorno, c'è uno che non mi ricordo il nome, che interpreta un tedesco che avevo già visto in Bastardi senza gloria, qui c'era sempre Brad Pitt, ma i due non si incontravano, era il nazista della Gestapo, rompipalle, che riusciva a sgamare le spie, insomma, alleate in quella specie di taverna. Quindi il cast, tutto sommato, nulla da dire, anche gli attori di contorno a comprimare, tutti perfettamente in parte, il cast funziona. Arriviamo alla regia di Zemeckis. Zemeckis, confesso o ammetto, che probabilmente assieme a Cameron e a James Cameron, a John Carpenter, il regista che apprezzo di più. Ritengo che sia il regista che riesce meglio a sfruttare gli effetti speciali in funzione della storia che vuole raccontare e non il contrario, ancora più di Spielberg, ancora più di James Cameron. Quindi è un grande pregio di Zemeckis. Devo dire che però gli ultimi film, seppur The Flight, che mi era anche piaciuto, o The Walk, che narrava la storia, insomma, la biografia di quel funambolo francese che finì per, appunto, attraversare le due torri gemelle in equilibrio su un cavo, appunto, che lui stesso aveva teso assieme ad altri complici. Insomma, questi due film, tutto sommato, mi sono piaciuti, ma ho notato, appunto, che ultimamente Zemeckis sembra quasi che sia svogliato, nel senso che sperimenta cose nuove e lo faccia più quasi come piacere, ma che non si impegni profondamente. Non so, a me ha dato questa idea. In questo film, secondo me, si nota ancora di più questa mia impressione, insomma, che ho degli ultimi film di Zemeckis. Tecnicamente, dal punto di vista della regia, è impeccabile questo film. Zemeckis è uno che riesce anche a girare dei lunghi piani sequenza senza che tu ti accorga, appunto, che si tratti di piani sequenza. Non sono un grande fan di questa tecnica, ma Zemeckis riesce comunque a girare abbastanza scene abbastanza lunghe senza annoiare, e mi fa perdere questa sensazione, non me ne fa accorgere. A me è una cosa che mi è sempre piaciuta di lui e che ho notato rivedendo con un occhio più tecnico film come anche la trilogia di Ritorno al Futuro, che prima o poi recensirò. Però qua, secondo me, la sceneggiatura, il plot di questo film aveva molto potenziale, perché poteva venire, era potenzialmente un film alla Hitchcock. E il difetto di questo film, che probabilmente non so se sia una scelta voluta di Zemeckis o una sua negligenza, manca di suspense, perché già nel trailer ti viene detto, insomma, tutto. I due si incontrano, si innamorano, si sposano, finché arriva il sospetto che lei sia una spia e il marito, Brad Pitt, deve quindi decidere cosa fare, se, appunto, se si rivelasse che lei è davvero una spia, dovrebbe uccidere, ma lui la ama e non riesce quasi a credere, insomma, di essere stato ingannato in quel modo. Dov'è la suspense? Non voglio svelare troppo quello che accade nella terza parte del film, però
ma appunto una storia così adatta a uno stile di alla Hitchcock, un film vecchia maniera anche alla Hitchcock, perché questo omaggia la regia di Zemeckis, omaggia lo stile di quegli anni lì, tipo Casablanca, lo stile che parlavo nella scorsa recensione, per esempio. Quindi Zemeckis ha le potenzialità anche per rifare un po' Alfred Hitchcock, come aveva fatto per esempio Le verità nascoste nell'ultima parte, nel making of. Lui stesso diceva che sarà ispirato per la regia di quel film al grande maestro del brivido, immaginandosi appunto di girare certe scene come se Hitchcock all'epoca avesse avuto a disposizione la grafica digitale. In effetti l'ultima parte di quel film, Le verità nascoste, ricorda molto le atmosfere alla Hitchcock, con movimenti di macchina anche strani ma che funzionano e che aiutano ad accrescere la tensione. Qui poteva seguire la stessa strada, invece non si sa per quale motivo si è evitato. Si è voluto concentrare più la storia sulla storia d'amore, sul conflitto di questi due, anziché sulla suspense, nel senso si poteva appunto cercare di essere un po' più equivoci, instaurare di più o meno il dubbio sul fatto che lei fosse o meno una spia. Ovviamente abbiamo il 50% di probabilità di indovinare se lo è o non lo è, e tutto si riduce lì. Appunto, si doveva secondo me calcare di più la mano sulla suspense, instaurando nello spettatore di più il dubbio: sì, è una spia, poi magari a un certo punto, ma no, potrebbe anche non esserlo, e giocare un po' di più su questo aspetto, che secondo me avrebbe giovato al film. Non è un brutto film, ma appunto non, secondo me manca parecchia suspense, e appunto si è puntato di più sulla storia d'amore, sul conflitto interiore che Brad Pitt si ritrova ad avere quando scopre appunto che sua moglie potrebbe essere una spia. Le musiche, come ormai è consuetudine per i film di Zemeckis, sono state composte da Alan Silvestri, che ormai ha perso quel suo vecchio stile pomposo, orchestrale, delle prime colonne sonore, che aveva quella specie di ritmo che sembrava tipo una locomotiva, come si notava in Ritorno al Futuro o in Predator o nelle successive colonne sonore. Qua ritorna a uno stile minimalista, c'è molto pianoforte, come le ultime colonne sonore, insomma, che Alan Silvestri, almeno con Zemeckis, si è abituato a comporre. Funzionano, creano un'atmosfera. Zemeckis le usa solo quando c'è bisogno, in molte scene in cui non c'è nemmeno la colonna sonora, quindi nulla da dire sotto questo aspetto. Quindi, per concludere questa anche breve recensione, più breve del previsto almeno, è un film che tecnicamente è valido, non annoia nemmeno, ma per come me l'ho immaginato io la storia, magari sono io che sbaglio, mi ha, diciamo, parecchio deluso. Zemeckis è uno che non mi delude mai, questa volta purtroppo devo dire che secondo me è un mezzo passo falso, appunto perché, come ho spiegato prima, sarebbe stata questo tipo di storia, l'ambientazione, da tutto questo avrebbe potuto uscire un film, come ho detto, alla Hitchcock, vecchia scuola, con molta suspense, il dubbio che poteva instaurarsi nello spettatore. Lui stesso poteva dire: no, non ci credo che lei possa essere una spia, secondo me non è una falsa pista. E invece tutto questo manca, perché non voglio svelare il finale, ma dal trailer si capisce già tutto, e quindi ognuno si fa la sua idea. Già tre quarti film si capisce se lei è o non è effettivamente una spia nazista nella realtà. Quindi, in definitiva, un film da sufficienza, perché è impeccabile nell'aspetto tecnico, nei costumi, nella ricostruzione storica e tutto quanto, ma appunto manca
di una vera e propria suspense. Anche per oggi è tutto, spero di non avervi annoiati, arrivederci alla prossima.